quindi bisogna, accanto mi devo fare un contatore oppure incrementare. Devo metterci un'altra. Perché questo mi servirà per andare a cercare dove funziona, dove cominciano le particelle quando vado a fare l'interazione. Quindi questo è uno copy, per non mettere un altro, oppure un'altra che posso tenere riazzerare questa qui, quindi come anche avete, posso anche avere questi due. Qui conta quanti ce ne avevo effettivamente messi e questo me lo tengo come base. Quindi quante volte c'ho questi due qui? Questo mi contava quante particelle c'era. Ho costruito l'accumulata, a zero tutto questo qui per un momento. Rifaccio come ho fatto all'inizio per costruirmi questo qui, no? E uso la somma di questi due per sapere dove è la casella e dove mettere il numerino, no? In maniera che metto l'1 nella casella 24, qui ci segno 1, appena me ne arriva un'altra nella casella 10, lo andrò a mettere nella 25, no? Oppure qui, no? Questo comincia dalla la cella 5, cioè le particelle che stanno nella cella 5 cominciano dalla casella 7 di questo altro vettore, no? Quindi il primo che mi capita è un 3 e lo metto qui, e qui ci metto un 1, il 4 lo metto, il 7 più 1, 8 lo metto qui e qui ci metto un 1, no? Quindi qui torna il conteggio delle particelle come una prima. D'accordo? A questo punto, una volta che mi sono costruita tutta questa qui e questa qui, posso finalmente fare l'interazione. E posso. Prendo, mettiamo la particella 3. Allora, troppo complicato, io diciamo. No, facendo la scusami. Allora, però interrompimi se. Quindi, come vedete, è una specie di. Non è una nicchia di liste, ma è una specie, sì, una specie di nicchia di liste dove questa volta ho messo in ordine, invece che saltarli e fare di là con i puntatori, ho messo in ordine le particelle sul vettore tenendomi conto di dove comincia ogni pezzettino. Il vantaggio. C'è un particolare vantaggio a utilizzare questo approccio piuttosto? Non devo fare calloc e free, perché il posto dove metto però la cosa. Però devo fare tanti più passaggi. Devo fare un passaggio in più. Un passaggio in più devo fare, l'ho fatto due volte la scansione delle particelle, non una volta sola. Quindi come tempo? Cioè, fare però guarda che anche nell'altro caso in realtà poi devo farlo un'altra volta perché devo fare un free di tutto, non so quanto viene fatto di prova, però comunque c'ho tutte e due per giocare a vedere qual è più veloce. Diciamo che questo metodo qui lo sviluppai quando nel primo Fortran, quando non c'era il cavo il free del Fortran, bisogna gestisse da tutta la memoria per conto suo. Poi diciamo con il C, ora con un nuovo Fortran si può fare allocazione e disallocazione per usare il linked list, però la lista anche il linked list non è che sia proprio il massimo, no? In realtà l'altro vantaggio è che qui io salto subito la posizione, mentre con le linked list lo devo sempre percorrere all'interno di ogni cella, dipende quante particelle c'ho per ogni cella, insomma. Non so quale sia migliore o migliore, dai, più o meno saranno simili, comunque potete fare un po' di prove. Ritorna? Allora, infine, una volta c'è questo qui, quando ho la particella 3, so che è nella cella 5, quindi posso farla interagire con tutte le due che sono nella cella 5, con tutte le, che ne so, le 0 che sono nella cella 4, non una cella, le 1
che c'era nella cella 4, con tutte le, non so quante ci sono nella cella 6, con tutte quelle che stanno nella cella 1 e così via. Posso la scansione, quest'ultima scansione la si può fare direttamente, direi, andando sulle celle, se volete, nel senso che invece, visto che appunto che non contate due volte, va contato una volta sola, no? E quindi posso fare l'interazione di quelle con la cella 0 con questa, questa e questa. Tutte quelle della cella 0 con tutte quelle qui, tutte quelle qui, tutte quelle qui. No? Ma non quelle delle altre celle. Poi questa qui con se stessa, questa, questa e questa. Poi questa qui con se stessa, questa, questa e questa. No? E vedete che questa qui la fa con se stessa, poi questa, questa e questa. Vedete che alla fine ci sono tutte. No, quindi non è banale, nel senso, avete visto, cioè, questi diretti qui, più si fa, diciamo, la roba di solito efficiente, e più viene a pagare a spenderci un bel po' di tempo in più a scrivere il programma, perché di solito poco è freelance. Se poi volte informati. Allora, vediamo un po' come l'ho implementato, e così almeno ci potete giocare. Dunque, guardiamo se. Allora, questo shell come è fatto? Questo mi sembra quello di ieri, no? No, poi adesso. Sì, ci sono stati i vettori invece di usare un po', a parte quello lì. No, no, questo è quello. Quello che è fatto con le, con questo elemento qui. Sì. Come cavolo sarà finito? Cioè, poi questo qui è tutto uguale, questa parte di questo calcolo qui, solo che qui faccio appunto faccio questi qui sono, e quindi ora si guarda come funziona gli oggetti qua, poi sì, questo lo faccio con il link del list, direi, che c'ho anche comunque parti con, e quindi sì, questa è la parte, diciamo, di linked list, no? Poi inserisci e rimuove parti, poi. Quindi per tutte le particelle rimuovo la particella, non so da che parte, ma insomma, diciamo, la rimuovo. Avanzo le coordinate e c'è il rimbalzo, aggiorno parzialmente le velocità, dopodiché perché lo inserisco la particella nella cella, non vedo dove, ancora, d'accordo? Quindi dopo aver avanzato un passo, no? Averla fatta rimbalzare, so quali sono le nuove coordinate, quindi posso inserirla da qualche parte, la vogliamo così. Poi, a questo punto, come si faccio a calcolarmi in premi, calcolo le coordinate della cella di dove sta la particella? X e Y sono le coordinate della cella. Poi, per tutte le celle vicine, in realtà potrebbe farlo solo su metà delle celle vicine. Comunque,
Perché mi sa? Perché in realtà lo controllo qui per fare il calcolo solo su metà delle particelle. Cioè perché consideri interazioni a B uguale a B? Sì, perché tanto che qui lo faccio. Sono tutte uguali. Perché qui faccio Newton, no? Come al solito. Però probabilmente invece che farlo qui si potrebbe semplicemente prendere le celle appunto solo con la cella stessa e quelle vicine. Comunque vabbè. Qui lo faccio, quindi I, vedi va da x meno 1, x più 1, no? Non faccio il calcolo se sono uscito, perché tanto c'è i bordi fissi, quindi se, no? Se la cella vicina è maggiore, certo, lo faccio solo se la cella vicina sta nel di dentro, insomma. Nel cubo. Nel cubo. Però anche questo appunto si dovrebbe poter fare a meno. Dopodiché, questa qui è essenzialmente il find the node, cioè, percorro la linked list, cioè, in questa qui c'è la linked list, c'è cioè l'inizio della linked list, quindi la metto lì fino a che non è finita per tutte. Solo per le particelle successive a quella lì. D che cos'è? D? Cos'è D? D? Ah, questo è R, la distanza. Ah. È la Y, cioè R. Questa è la X e questa è la Y, no? Cioè questa è la X della particella Q e questa è la X della particella B. Questa è la Y della particella Q, questa è la Y della Q. Questo è il conto, è lo stesso che c'è di là, ora si riscrive magari in QX, QY, X, Y, che è più chiaro. Torna? È uguale. E così è uguale. Però se non computer si fa una prova, che al posto di questa qui, si può tutto un po' semplificare facendo solo l'interazione con la cella stessa e quelle delle celle vicine. Sì, cioè invece che fare così si dovrebbe fare in un'altra maniera. Comunque, questo è il grosso modo il giochetto di farlo con la linked list. Che una volta che avete le sue iscritte, che sia abbastanza facile, scrivi inserisci le. Mentre, guardiamo se c'è quell'altro. Chissà come si chiamava. CD Lella Jones. Forse è sto fly, forse è sto strutto. Che uno possa avere chiamato Sky, nel fly non lo so, neanche cos'è. Qui volevo fare una palla sospesa, una mosca sospesa dalle collisioni, diciamo, non è così. Per fare il galleggiamento, insomma. Strutturo. Che cosa c'è? Qui mi sembra che è quella cosa che mi ha fatto ieri. Sì, solo una notizia vettoriale questo. Non lo so. Questo non so se l'ho fatto quell'altro. Sicuramente l'ho fatto una volta, il primo che ho fatto, forse l'ho fatto in Fortran. No, se Fortran è quello più semplice di tutti. No.
Non lo so dove ce l'ho. Se ce l'ho. Diciamo che a questo punto potete sempre come di solito. Che volete fare? Finire per il ieri, volete far funzionare, volete studiare questi, ve la leggo intanto con la magica, se possa chiudere la telecamera.